Che cosa succederà nella settimana della visita? Come si svolge la visita praticamente? La commissione arriverà in Sardegna il 19, però la visita formalmente inizierà soltanto lunedì 20, in cui i commissari si riuniranno fra di loro, faranno una riunione e continueranno ad esaminare il materiale che abbiamo mandato e successivamente alle 18 ci sarà il primo incontro con una delegazione del Dipartimento, in particolare la direzione, dove ci sarà uno scambio di saluti con un'annessa cena di benvenuto, una cena molto sobria, anche perché molte di queste persone vengono da lontano e il giorno dopo si inizia prestissimo. Infatti il martedì andiamo a prenderli alle 7:30 e in dipartimento avviene prima una riunione plenaria del consiglio con la commissione e con anche i rappresentanti degli studenti, dove di fatto il presidente, il chairperson della commissione, del team di visita, scusate, spiega quelle che sono le regole di ingaggio, come funziona la visita e che cosa ci potrebbero chiedere, che cosa vogliono fare, che cosa si aspettano da noi. Tutte cose che sono già definite da un protocollo e che vi sto in qualche maniera anche già trasmettendo a voi. Dopodiché ci sarà una brevissima presentazione da parte del direttore del Dipartimento di quello che è il contesto, della Sardegna e quindi del Dipartimento. Poi la commissione si installerà nella sua stanza che abbiamo identificato, e addobbato in una struttura che è esattamente sotto la direzione e, successivamente, guidata dal Liaison Officer, inizierà nel primo giorno, quindi questo il martedì 21, quello che è la visita delle facilities. I rapporti fra la commissione di visita e il dipartimento vengono mediati da un liaison officer, un ufficiale di collegamento, che quindi gestisce la comunicazione fra tutto il dipartimento e la commissione di visita. Questa persona sarà la professoressa Fiammetta Berlinguer e coordinerà queste operazioni, affiancherà il direttore e la commissione e farà da intermediario fra le due parti. Fondamentalmente visiterà attraverso un percorso che abbiamo creato noi tutte le facilities dove ci sono attività con gli studenti e quindi si andrà da quello che è il laboratorio di scienze di base a quello che è l'aula multimediale per passare poi al laboratorio di microbiologia, aula di dissezione, caseificio didattico, aula di necroscopia e così via. Sicuramente ho dimenticato qualche passaggio, ma il programma lo vedrete prestissimo. A mezzogiorno e mezza c'è il pranzo in cui la commissione pranza da sola qua in dipartimento e subito dopo, quindi all'una, continua il giro dove fondamentalmente visiterà i paddock, la library, quindi la biblioteca, mentre nel pomeriggio visiterà l'ODV e a seguire, a conclusione di questo giro, ci sarà una mezz'ora dedicata alle aree di self-learning. Questo giro è assolutamente in piedi, in cui dei vari delegati delle varie aree esporranno una brevissima introduzione e normalmente la commissione ascolta e poi fa delle domande ai docenti, agli studenti.